La tutela del patrimonio ambientale passa anche dal contrasto agli incendi, una piaga terribile anche questa. Vediamo il servizio. Questi alberi incendiati saranno tutti abbattuti? Sì, praticamente tutti abbattuti e sarà progettato poi dopo per il reimpianto. Qui sono state realizzate 63 briglie, che sono queste, che praticamente hanno sono trattenuto... Sono questi alberi, sì, sono in orizzontale? I fusti, sono i fusti di alberi bruciati, abbattuti per motivi di sicurezza e disposti in maniera perpendicolare alla linea di pendenza, in maniera tale da trattenere tutto il terreno che da monte scende verso valle. La pineta del Vesuvio tornerà come prima solo tra 20 anni, ma dopo il fuoco spuntano già i primi fiori e nelle briglie realizzate dai carabinieri forestali attecchiscono e crescono nuove piante. L'estate però è alle porte, bisogna scongiurare nuovi roghi. Sono stati costituiti nuovi due distaccamenti dei vigili del fuoco e ovviamente è un'iniziativa dei vigili del fuoco e dell'ente parco. Noi nel frattempo abbiamo aperto una nuova stazione dei carabinieri forestali, inoltre abbiamo incrementato in modo molto significativo anche le azioni di controllo e di perlustrazione del territorio. Stiamo mettendo in campo un impianto di videosorveglianza che sarà composto di 35 telecamere più 10 lettori targa su tutto il territorio del parco, quindi avrà una funzione di controllo perché sarà dato ai carabinieri forestali che controlleranno e anche di deterrenza. Fondamentale la prevenzione, ma i comitati ambientalisti chiedono interventi drastici sui versanti. Siamo molto preoccupati, poco è stato fatto al momento, quello che è stato fatto, se è stato fatto, è stato fatto sulla carta. E quindi sul territorio si vede ancora ben poco. L'estate scorsa un altro polmone verde è andato a fuoco, l'oasi WWF degli Astroni a Napoli. Dopo le fiamme i responsabili dell'area si sono dati da fare. Che tipo di interventi avete realizzato? Ma interventi molto semplici, sono state rimosse le piante che praticamente erano state bruciate durante l'incendio e questo ha favorito anche con il movimento del terreno, la germinazione delle ghiande. Con i fondi a disposizione, realizzato solo il 10% degli interventi necessari. Servono 500.000 euro per completare l'opera.